Pronto? Claudio, sono Alberto da Treviso. Ciao Alberto. Non mollare, sai, tieni duro. Oh, che vuoi ancora qui? Ciao Claudio, ciao. Ciao, auguri, ciao. Bene, tanto ringraziamo l'amico Alberto e andiamo avanti ancora. Dicono, la maggioranza di neopagani percepisce una vita e una presenza nella natura. Sono normalmente politeiste, cioè credono in una molteplicità di dei, o animisti, cioè credono che i fenomeni naturali possiedano anime, o panteisti, cioè credono che Dio, in realtà la divinità, è tutto. Ovvero, sono due o tre di queste cose contemporaneamente, hanno in comune lo scopo di vivere in armonia con la natura e tendono a vedere il progresso dell'umanità e la sua separazione dalla natura come la prima origine dell'alienazione, considerano il rituale un mezzo per porre fine a tale alienazione. Infatti, il nostro rituale che stiamo tentando di descrivere qui da Radio Gamma 5, la Devotio, è un rituale che serve essenzialmente per cambiare l'ottica con cui guardare il mondo. Cioè, tutte le divinità, tutti i nomi di dei che noi citiamo, sono dei divini che noi abbiamo dentro. Anche i divini che prima vi ho letto, i nemici dell'essere umano, sono dei divini che comunque noi abbiamo dentro, che possono prendere anche il sopravvento. Per cui, come abbiamo tanti divini dentro, cioè, o meglio, abbiamo un solo divino con tanti aspetti con cui agire, così noi sviluppiamo questi divini e ci relazioniamo col divino. E il rituale della Devotio ha la facoltà di spostare il nostro sguardo rispetto al circostante. Noi non guardiamo più il circostante come emanazione o creazione di un Dio, per cui ci sentiamo i padroni del circostante, ma camminiamo assieme al circostante, diventiamo parte del circostante. La Devotio ci porta a sviluppare il divino che abbiamo dentro e a relazionarci col divino che ci circonda. Questo è il senso del rito nel paganesimo. E attraverso, vado sempre a continuare la lettura, è attraverso i loro riti che i neopagani esplorano le possibilità di acquisire poteri, stabilendo le relazioni giuste con il cosmo. Coloro che partecipano al risveglio della stregoneria generalmente usano le parole strega o stregone e chiamano Vicca o anche semplicemente the craft, la tecnica o l'arte. Cosa significa questo? Significa che il paganesimo è la religione delle relazioni, le relazioni dei divini, le relazioni del divino che è dentro l'essere umano col divino che ci circonda. La stregoneria è l'arte con la quale un individuo cerca di sviluppare il proprio divino isolato. Cioè, il mio percorso di stregoneria è avvenuto senza che nessuno mi insegnasse la stregoneria. È avvenuto per condizioni assolutamente eccezionali. Bene, proprio per le scelte che ho fatto, chiamando le cose col loro nome, ho potuto percorrere un sentiero di stregoneria. Questo sentiero di stregoneria mi ha portato al paganesimo. Ora, è inutile e assurdo che io insegni alle persone a percorrere lo stesso sentiero di stregoneria, perché le condizioni sono eccezionali in sé. Mentre invece è utile costruire il paganesimo, costruire le relazioni fra i divini, perché questi possono costruire un sentiero di stregoneria. Vediamo forse un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Ciao Beppi. Scusa, Claudio? Sì? Pronto? Mi senti? Sì, sì. Dimmi. A me telefona un mio amico. Sì. Sta attento perché voi sarete a radio. Mi dispiace, Maria, ma che mi vedi detto. Saluto Mario De Rovigo, senza il metito. Saluto Mario quando lo vedo, sì. Si saluta Mario. Senz'altro. Chissà che sia l'ascolto. Va bene. Saluto tutti i camerati e ciao a te. Ciao, ciao. Lasciamo perdere questo discorso che è un po' pesantino. Anche perché il gioco non è molto pulito. Abbiamo parlato dei nemici che l'essere incontra e abbiamo parlato della morsa, la morte. La morte come fine del divenire. E questo è una cosa che appartiene esclusivamente al cristianesimo. Mentre nel paganesimo la morte
non è la fine di tutto, è l'inizio di un percorso. Nel paganesimo e in stregoneria noi non abbiamo la morte, abbiamo la nascita. Ed essenzialmente all'interno della natura noi consideriamo quattro nascite. La prima nascita è la nascita del feto. Il feto si relaziona col suo mondo, dopodiché muore. Muore il feto e nasce il fanciullo. Allora non abbiamo una morte, abbiamo una nascita di un fanciullo o di una fanciulla. All'atto della pubertà noi abbiamo la morte del fanciullo e della fanciulla, però abbiamo la nascita dell'essere umano adulto, un uomo o una donna. All'atto della morte del corpo fisico, nel paganesimo, noi abbiamo la nascita del corpo luminoso. Allora, nel paganesimo in stregoneria, non abbiamo le morti, abbiamo le nascite. Abbiamo la nascita del feto, abbiamo la nascita del fanciullo, abbiamo la nascita dell'uomo adulto, abbiamo la nascita del corpo luminoso. E abbiamo dei passaggi che sono altrettanto sfide, ma non abbiamo la morte. La morte è una cosa che appartiene al cristianesimo oppure al tributo che la specie umana paga per la propria esistenza. Come ogni specie paga un tributo alla natura, un tributo di se stessa, così la specie umana paga il suo tributo. Bene, preso atto di questo, la stregoneria e il paganesimo cercano di ampliare questa esistenza, cercano di far sì che il feto nasca il più forte possibile. Com'è che si può fare che il feto nasca più forte possibile? Se i genitori continuano a coltivare il vivere per sfida, chiamare le cose col loro nome, vivere con volontà e vivere con determinazioni, quando il seme dà vita al figlio, danno al figlio una maggiore forza che non se si mettono in ginocchio. Cioè, vivere con volontà dà più energia al figlio e il figlio diventa più forte. Allora, se i genitori vivono con volontà, il figlio nasce più forte, diventa un forte feto. Il feto, a sua volta, farà di tutto per essere il più forte possibile, anche a costo di distruggere la madre. Vediamo un'altra telefonata, forse. Pronto? Ma che cazzo dite? Madonna mia, da dove venite fuori, figli miei? Molto bene, abbiamo sentito anche questa telefonata. Il feto fa di tutto per nascere e nasce a qualunque costo, anche a costo di distruggere la madre. A questo punto, quando viene al mondo, il fanciullo può diventare il più forte possibile e diventare un grande uomo o una grande donna, a meno che i genitori non lo mettano in ginocchio. Nel cristianesimo abbiamo il comandamento onora il padre e la madre. In pratica vige l'asservimento al padre e la madre. Il figlio è oggetto, è proprietà d'uso dei genitori. Tutto l'orrore che i figli hanno sofferto nel corso di 1500 anni e gli stupri che hanno subito e le violenze che hanno subito è grazie al comandamento onore il padre e la madre. Più vergognoso di questo il cristianesimo non poteva fare. Il compito dei genitori è quello di costruire un grande fanciullo, non quello di trasformarlo in oggetto o in bestia d'allevamento. E un grande fanciullo diventa un grande uomo. E non c'è distinzione fra questo. Per questo il paganesimo sposta la centralità dai genitori al figlio. Cioè non sarebbe onore il padre e la madre, ma sarebbe onore il figlio. I figli vanno fatti solo nella misura in cui si desiderano farli. Si è in grado di sostenerli, si è in grado di costruire per loro un futuro. Altrimenti non vale la pena costruire miseria. A meno che non si vogliono costruire figli in ginocchio davanti ad un Dio, pronti a obbedire ai dettami e a dargli energia vitale stagnata. Questa è una delle differenze fra paganesimo e cristianesimo. Ricordatevi una cosa, che se i bambini in Italia non sono costretti a lavorare come schiavi nelle fabbriche, questo non è dovuto al cristianesimo, anche se il cristianesimo se ne è appropriato. Questo è dovuto alle lotte sociali che per tutto il 1800 sono arrivate avanti e non hanno niente di cristiano e sono nate come opposizione al cristianesimo. Cioè, vietare ai bambini di lavorare, di essere schiavi,
Questa è stata una delle conquiste sociali in contrapposizione al cristianesimo. Questo lo dobbiamo agli atei, a quelli che hanno condannato il cristianesimo, altrimenti i bambini sarebbero ancora nelle fabbriche, sarebbero ancora stuprati, sarebbero ancora ignominioso il comportamento dei bambini. Ricordiamo che tutti i conventi che raccoglievano i trovatelli altro non erano che dei campi di sterminio. Noi abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di trovatelli che entravano e ne abbiamo pochissimi che sono usciti di là. Abbiamo pochissimi dati in tutto il Medioevo di quanta gente è uscita dai conventi. Proprio non ne abbiamo. Erano dei veri e propri campi di sterminio, o per malattia, o per condizioni igieniche, o per maltrattamenti, o per altre cose. Ricordiamoci questo. È che l'azione che faceva il cristianesimo di salvare i trovatelli non era dovuta perché c'era umanità, perché c'era desiderio di voler bene ai bambini, ma perché i bambini dovevano essere battezzati, dopodiché potevano essere ammazzati. E questo è importantissimo, perché è una delle cose che distinguono il paganesimo dal cristianesimo. Bene, mi prendo qualche minuto di pausa ancora, vi mando un po' di musica per qualche minuto, abbiate un po' di pazienza e riprenderò la trasmissione fra 5 minuti. Niente. Per quanto riguarda l'atteggiamento fra genitori e figli, ho qui sotto me una poesia di Margaret Mead che posso tranquillamente sottoscrivere e che vorrei leggervi, perché ogni genitore dovrebbe conoscerla questa. Si intitola Mia figlia. Dice Margaret Mead: che io non sia un inquieto fantasma che segue ossessivo l'andare dei tuoi passi, al di là del punto in cui mi hai lasciato, ferma, in piedi nell'erba appena spuntata. Tu devi essere libera di prendere un sentiero, la cui fine io non senta il bisogno di conoscere, nella febbre affliggente di essere sicura che sei andata dove io volevo andassi. Quelli che lo fanno cingono il futuro fra due muri di ben disposte pietre, ma seguono un cammino spettrale per se stessi, un arido cammino per orme polverose. Dunque, tu puoi andare senza rammarico, lontano da questo paese familiare, lasciando un bacio sui miei capelli e tutto il futuro nelle tue mani. Pronto? 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 Ciao. Ciao. Dimmi. Allora, dimmi la diversità, no, che c'è del cattolicesimo e del cristianesimo, perché io sono cristiana e condivido le tue cose, quello che dici, però non sono cattolica. Dimmi la diversità. Beh, la diversità resta sempre... No, sai cosa? Perché il cattolicesimo è comandato da persone come noi, no? Quindi è una setta. O no? Sì, va bene. Basta guardare quello che hanno fatto, perché se leggi la storia della Chiesa, che tu l'avrai letta sicuramente, guarda le mostruosità che hanno fatto. Cioè, questo, cioè, vanno contro il Vangelo, vanno contro tutto. Cioè, questo è il discorso, perché io credo, già, ho parlato un'altra volta con te, una sola volta, però io, cioè, ti ho detto che quello che è dentro... o io, cioè quello che è dentro di me, io credo in Dio, no? Sarà un Dio che me lo sono costruita io, non lo so, no? Io prego, non mi metto in ginocchio. Scusa, No, cioè, il cattolicesimo è un'altra cosa, cioè è un'altra cosa dal cristianesimo, io non riesco a capire, non riesco... No, sono d'accordo con te. Tu lo sai che io vengo fuori da una famiglia molto religiosa, però non riesco, e mi sono battuta da piccina, sai, da piccola, cioè non riuscivo a capire queste due cose, hai capito? Senti, un conto è cattolico e un conto è cristiano, non riesco a capire, perché Dio non ha mai detto quello che dici tu, hai capito? No, guarda, no, che... Cioè Dio, Gesù Cristo, Dio per me, cioè quello che mi sono costruita io dentro, e guarda che quel signore lì, simpaticissimo, che si chiama Giuseppe, sì, Beppi, non lo so, sì, come si chiama, che ti ha telefonato due volte, anche lui, lui dice che è cristiano o è cattolico, non lo so, ma lui crede a
quella, cioè, a quel Dio che credo io, hai capito? Cioè, no, guarda, scusa, dimmi questa distinzione. Senti, mi senti? Io ti sento. Ecco. Perché guarda, stavo a letto, ero a letto che sonnecchiavo, però ti sentivo. Sì, sono stanchissima. Però, cioè, io condivido quello che dici tu e sono cristiana, quindi c'è qualcosa... C'è qualcosa che non quadra, vero? C'è qualcosa tra me e te. Sì. Ed è una cosa sola. E cioè? Cioè, crediamo la stessa cosa. Sì, ma forse... Io sopporto, io certe cose, i film di violenza li sopporto, cioè pure non li sopporto, cioè anche, non so, una persona sola che alza la voce nei miei confronti mi fa, cioè mi sento aggredita e zittisco subito perché... Va bene, senti, ti rispondo per radio, va bene? Sì, perché torno a nanna. E d'accordo. Perché sonno. Ciao. Cioè, non è che dormo, sì, eh. Sì, d'accordo. Sento lì. Ciao. Allora, chiariamo subito un punto. La signora dice che lei condivide quello che dico io e dice che ci sono differenze fra cristianesimo e cattolicesimo. In realtà, differenze fra cristianesimo e cattolicesimo non ce ne sono, nel senso che i comportamenti che fanno i cattolici sono gli stessi che determina la loro sacra scrittura. Se noi parliamo di cristianesimo, non possiamo inventarci un Cristo a nostra immagine e somiglianza. Dobbiamo avere un Cristo oggettivo. E il Cristo oggettivo è quello determinato dai Vangeli. Qual è la differenza fondamentale? È che in realtà noi non è che ce ne frega più di tanto del Cristo dei Vangeli. Noi ci interessa il divino che ci circonda. E chiamiamo spesso col nome di Dio il divino che ci circonda. Cioè non è il Dio creatore dell'universo e bla bla, è il divino che ci circonda che noi lo chiamiamo col termine Dio. Ma questo è un errore che non ci consente di svilupparci. In realtà dice questa gentilissima signora, io sono d'accordo con Beppi perché sia io che Beppi abbiamo lo stesso sentire, però non è vero questo. Cioè Beppi ha il suo sentire e questa signora ha il suo sentire, solo che entrambi sentono il divino che ci circonda, non sentono Dio. Cioè il Dio creatore dell'universo in realtà non esiste, è una bubola. Quello che esiste è il divino che ci circonda, col quale noi entriamo in comunicazione. Allora, cosa dice questa signora? Questa signora dice che condivide moltissimo quello che dico io, però lei si ritiene ancora cristiana. Ma per ritenersi cristiana bisogna leggersi cosa ha fatto Cristo, cosa ha detto Cristo, qual è l'esempio che Cristo pone. Se lei non si legge cosa ha fatto Cristo e non lo interpreta, cosa succede? Che lei si costruisce un proprio Cristo, che lei prende la propaganda formale dei cristiani che dicono che Gesù è buono, Gesù fa del bene, amava i poveri, che non è vero assolutamente, lei prende questa forma, la trasforma in una persona, cioè dice in effetti Dio, Cristo è buono, ha fatto del bene, ha fatto i miracoli, ha fatto questo, e si costruisce una propria visione. Però cosa succede? Questo va bene finché le persone sono povere, sono umili, finché sono le piccole persone. Ma le persone potenti, quelle che si divertono a mettere in ginocchio le persone, hanno l'altra visione, hanno il Gesù dei Vangeli, hanno il Gesù che tenta un colpo di Stato con la sua cacciata dei mercanti al Tempio, che non è la cacciata dei mercanti, in realtà è il suo tentativo di impossessarsi del Tempio, è il Gesù che ruba l'asino, è il Gesù che distrugge il fico, che non gli dà i fichi quando lui vuole, è il Gesù che si spaccia padrone del vento, che dice fermati vento perché qua il padrone sono me, è il Gesù che dice voi non morirete prima di vedere me venire dal cielo. Cioè, è un Gesù che fa tante stupidaggini, tante sciocchezze, che però servono al padrone, serve alla Chiesa Cattolica, serve al prete per mettere in ginocchio gli astanti, serve al prete e al Papa per mettere in ginocchio e rubare l'energia vitale alle persone, per distruggere la Jugoslavia, per distruggere l'Afghanistan. Avete sentito l'Afghanistan? C'erano i Mujahideen. Quando sono finiti i Mujahideen? Quando hanno messo il velo alle donne. Nel momento stesso in cui è stato messo il velo alle donne, è finita la guerra dell'Afghanistan. Ci sono le stragi,
in Algeria. E che differenza c'è fra le stragi in Algeria? C'è il governo teocratico in Israele e così via. Cioè, l'importante è mettere in ginocchio le persone. Ora la signora dice, non c'è una grande differenza fra cattolicesimo e cristianesimo. I cristiani sono tanti, ci sono anche i greco ortodossi che sono addirittura peggiori dei cattolici, ci sono i protestanti, gli evangelisti, ci sono quelli della setta che si ammazzano destra e sinistra perché arriva Dio, arriva Gesù, arriva la cometa e allora si ammazzano. Cioè, esistono tanti tipi di cristiani e tutti quanti hanno un solo scopo, mettere in ginocchio gli esseri umani. Ora questa signora, un conto è che lei senta Dio, e un conto è che lei senta il divino che ci circonda. Voglio ricordare a questo proposito che uno dei primi tentativi, diciamo così, della stregoneria avvenne con gli gnostici. E gli gnostici, quando cercarono la coscienza, il Dio creatore, non lo trovarono. Trovarono centinaia e centinaia di coscienze, trovarono galassie coscienti, trovarono le forze del divino, ma non trovarono il Dio creatore. Allora cosa fecero? Erano talmente abituati a pensare che esistesse un Dio creatore che si sono inventati il Dio misterioso, il Dio sconosciuto. Bene, l'invenzione del Dio sconosciuto li ha portati alla distruzione, perché il loro condizionamento educazionale gli hanno impedito di vedere che il Dio che il mondo stava costruendo, la coscienza universale che il mondo stava costruendo, non era all'inizio dei mutamenti, cioè del tempo, ma era alla fine del tempo, era quello che noi stiamo cercando di fare trasformandoci. Ebbene, il fatto di non vedere questo, gli gnostici furono distrutti. Eppure, nonostante questo, la stella di Shinmo Mago è una delle stelle più brillanti nella storia della stregoneria. La sua lotta è stata una lotta titanica. E Sofia penso che rimarrà una pietra miliare in assoluto. Io, quando ho visto questo, sono rimasto sbigottito. Eppure i gnostici hanno tentato di fermare il cattolicesimo, hanno tentato di fermare che la gente fosse messa in ginocchio. Eppure sono stati sconfitti da loro stessi, non da altre forze. Bene, visto che abbiamo ancora 20 minuti, vi parlerò, prendendo spunto dalla conferenza che è stata tenuta a Marghera il 7 settembre, alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Era quella famosa parte seconda che ho tralasciato e saltato quella volta, che me la tenevo per quando avevo voglia di litigare. Ebbene, la parte seconda sono i concetti generali. Punto primo. Le chiese cristiane, e quella cattolica in particolare, si ritengono Dio assoluto, in quanto delegate da Dio a dominare il mondo. Sfido chiunque a dimostrarmi che non è vero. Le chiese cristiane concepiscono gli esseri umani come bestiame, che loro, in quanto buon pastore, devono condurre al macello, o come pesce, che il pescatore di anime mette in padella. Le chiese cristiane devono impossessarsi dei sistemi sociali umani, ai quali imporre la morale del macellaio di Sodoma e Gomorra. Per impossessarsi dei sistemi sociali cristiani, devono distruggere il tessuto sociale e le relazioni fra gli esseri umani e il loro circostante. I cristiani devono costringere gli esseri umani alla miseria fisica, morale e culturale, perché soltanto in quelle condizioni gli esseri umani possono essere costretti ad accettare la parola divina. Per distruggere il divenire degli esseri umani, i cristiani ritengono lecito ogni mezzo: la distruzione, la devastazione, la strage gratuita e la strage sistematica, la tortura come mezzo, il saccheggio e la violenza gratuita. Agire per favorire il sacro, per dimostrare questo vi porterò alcuni esempi. A. Agire per favorire il sacco di Roma da parte di Alarico, egli stesso cristiano mariano. Il massacro degli Albigesi, dei Catari e dei Dolciniani. Il massacro di Carlo Magno e l'infame dei suoi editti. Provo a vedere una telefonata. Pronto? È caduta la linea. Le crociate contro i pagani, 12 crociate, La feroce persecuzione, tortura, incarcerazione e messa al rogo di eretici, donne e uomini accusati di ateismo e stregoneria attraverso l'uso della tortura. La feroce persecuzione contro i filosofi e i pensatori, non perfettamente in linea coi voleri e gli interessi materiali dei papi. Punto G.
il controllo sociale operato dai cristiani attraverso i roghi, le torture, i ferri roventi, ossa spezzate, agonie, impalamenti e che hanno fatto la felicità dei preti cattolici. Punto H. La persecuzione degli strati sociali più deboli, vedi l'uso dei manicomi e degli orfanotrofi e in particolare l'assoggettamento totale della donna all'interno del sistema sociale umano. Proviamo a avere un'altra telefonata. Pronto? La tratta di 200-400 milioni di schiavi dall'Africa alle Americhe, con relative stragi e sfruttamento perpetrato dai cristiani. L'attività dei missionari cristiani nella distruzione sistematica di ogni forma di cultura, per imporre la morale cristiana e con essa l'assoggettamento totale di quel popolo. L'uso dei missionari per spacciare oppio in Cina e distruggerne il tessuto sociale. La diffusione dell'alcol fra i pelirossa, per distruggere la resistenza morale e la cultura. I lager dei bambini in Europa, gestiti dalle gerarchie religiose e venduti alle industrie e al servizio di nobili per essere stati costretti a mettersi in ginocchio, seppur in forma diversa, sono tutt'oggi operanti. Vedi il paese dei Celestini. Pronto? Si potrebbe continuare citando la vita quotidiana di ogni singolo essere umano costretto in ginocchio dai cristiani. I cristiani insegnano ai bambini a piangere sulle presunte sofferenze di Gesù, condannato. I cristiani insegnano ai bambini a maledire la ricerca di conoscenza e consapevolezza di Adamo ed Eva, colpevoli di aver perso il paradiso. I cristiani insegnano ai bambini ad essere tristi per la povertà di Gesù bambino, mentre essi costruiscono la miseria o combattono il diritto d'aborto per poter coltivare miseria e disperazione. I cristiani insegnano ai bambini a maledire la donna in quanto responsabile del peccato originale. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Molto bene. La tecnica per spezzare il discorso è una tecnica molto vecchia. I cristiani costringono gli esseri umani a chiedere perdono per aver risposto ai propri bisogni. I cristiani impongono la confessione come atto di assoggettamento a tutti i loro fedeli. Tutto questo in obbedienza alla parola divina e all'insegnamento del Gesù di Nazaret. Dal momento che il Dio dei cristiani è un Dio impotente e che quanto millanta Gesù sono solo bugie, intervengono le armi cristiane per ottenere la sottomissione. Punto 7. Quando sono riusciti a costruire la miseria all'interno di un sistema sociale, i cristiani agiscono sui fenomeni nascondendone le cause, affinché continuino a riprodurre la miseria che soccorrono con la loro carità. Così danno da mangiare all'affamato affinché continui ad avere fame, continuando a ricorrere alla carità e riproduca se stesso, riproducendo la miseria. Punto 8. Le chiese cristiane operano in questo modo, considerando questo fare la loro missione, in quanto, dal Dictatus Papae di Gregorio VII, la Chiesa romana non ha mai sbagliato e, secondo la testimonianza della Scrittura, non sbaglierà mai. E ancora ricordiamo che dopo aver fatto massacrare il popolo romano, aiutato dai francesi, Pio IX, nel 1869, impose il dogma dell'Immacolata Concezione e il dogma dell'infallibilità del Papa, cioè della sua infallibilità, entrambi con l'intento di mettere in ginocchio gli esseri umani. Dunque, quando il Papa chiede perdono, lo fa soltanto per poter continuare a distruggere i sistemi sociali umani, sacrificandoli al suo Dio. E qui abbiamo una bellissima scomunica di un cristiano, un tale Tissa Balasurija, il quale è stato accusato di non aver accettato l'Immacolata Concezione. Naturalmente Tissa Balasurija, scusate la pronuncia assurda, anche perché è un nome che è un individuo del Sri Lanka, per cui il nome del Sri Lanka, viene scomunicato per non accettare l'Immacolata Concezione. E mentre invece i preti che hanno partecipato alle stragi nel Ruanda e nel Burundi, non gliene frega niente a Wojtyla. Questi sono la diversità di pesi e di misure che si usano. Ed è importante conoscere questo. Essere cristiani e essere cattolici è la stessa cosa. Percepire il divino che ci circonda e chiamare questo divino Dio è una cosa, però non è Dio, è il divino che ci circonda. Cioè gli esseri che ci circondano sono esseri divini e noi, sentendo questi esseri divini, cerchiamo di piegarli al nostro condizionamento educazionale. E noi pensiamo che questo sia Dio. In realtà è il divino che ci circonda, è il divino che ci chiama, è il divino che bussa alla nostra porta. E a questo divino noi rispondiamo.
nel libro egiziano dei morti c'è un pezzo che si chiama L'uscita dell'anima verso la luce del giorno. Questo pezzo è di circa dei 2-3 mila anni avanti Cristo, circa 5 mila anni fa. Ve ne leggerò un pezzo, perché è l'invocazione di un individuo che muore e che si presenta davanti al divino. Ma non si presenta davanti al divino supplicando, si presenta davanti al divino esaltando se stesso. E dice questo divino, ve ne leggerò soltanto un pezzo perché è lunghissimo. Io sono l'oggi, io sono lo ieri, io sono il domani. Attraverso le mie numerose nascite, io sussisto giovane e vigoroso. Io sono l'anima divina e misteriosa, che in altri tempi creò gli dèi, e la cui celata essenza nutre le divinità del Duat, della mente e del cielo. Io sono il governale dell'Oriente, signore dei due volti divini. Il mio splendore illumina tutti gli esseri risorti, i quali, mentre compiono nel reame della morte successive trasformazioni, penosamente cercano il loro cammino, brancolando nella regione delle tenebre. O voi, spiriti dalla testa di Sparviero, dagli impassibili occhi, voi che dimorate nei luoghi altissimi, ascoltate attentamente le parole magiche, scandite da coloro che seguono il mio feretro, procedente verso la sua nascosta dimora. E voi che precedete e seguite Ra, durante il suo cammino verso il punto culminante del cielo, mentre che lo stesso Ra, signore del santuario, ritto nella sua barca, fa apparire col dardeggiare dei suoi raggi i frutti della terra, voi tutte sappiate, in verità io sono Ra, Ra all'opposto e dunque me stesso. Bene, questa è la primissima parte di uno che si presenta alla morte e che canta la sua danza, il suo essere un guerriero nell'infinito. Non c'è supplica in tutto questo, perché un pagano arriva a morire senza supplicare, arriva a morire perché la morte è l'ultima sfida. Come diceva Castaneda, i passaggi dello stregone sono: il primo passaggio avviene quando si ha la lucidità. No, scusate, il primo passaggio avviene quando si distrugge la paura, il secondo quando si acquista lucidità, il terzo quando si sviluppa il potere di essere, e il quarto passaggio è la vecchiaia. E diceva appunto Don Juan Castaneda, attraverso Don Juan, che davanti alla vecchiaia si può solo combattere fieramente, ma si soccombe comunque. Però si soccombe in piedi, o si soccombe disperatamente. Questo dipende dal fatto di essere riusciti a vincere la paura, e dipende dal fatto di aver raggiunto la lucidità, dipende dal fatto di aver raggiunto il proprio potere di essere, essere diventati parte del divino che ci circonda. Bene, io con questo oggi ho finito. Vi ho parlato del paganesimo, vi ho parlato della stregoneria. So che mancano alcuni minuti, ma ormai comincia a mancarmi un po' la voce. E vi ho parlato di alcune cose con le quali affrontare il mondo. Noi, voglio ricordare una cosa a Beppi e a chi parla di questa trasmissione e gli sta sulle scatole questa trasmissione. Ricordatevi una cosa: noi come pagani siamo costretti a parlare, siamo costretti in obbedienza all'articolo 4, comma secondo della Costituzione. L'articolo 4, comma secondo della Costituzione ci obbliga a diffondere il nostro pensiero. Noi non parliamo, non chiediamo il diritto di parola o il diritto religioso che la Costituzione garantisce. La Costituzione garantisce la pratica religiosa a quelle religioni i cui concetti filosofici o i cui concetti di vita non sono in linea con la morale costituzionale. Allora la Costituzione garantisce queste pratiche religiose che non sono in linea con la morale costituzionale a poter esprimersi, ma la nostra morale è assolutamente in linea con la Costituzione della Repubblica ed è finalizzata allo sviluppo dell'essere umano e allo sviluppo della nostra società. Noi non abbiamo pratiche che siano in contraddizione con la Costituzione, pertanto siamo obbligati a diffondere il nostro pensiero in ossequio all'articolo 4, comma secondo della Costituzione. Questo deve essere chiaro. Pertanto noi non ci nascondiamo. Vediamo una telefonata prima di chiudere. Pronto? Ciao. Ciao. Dimmi. Una domanda, dopo un mitosone rispondi. Sì? Noi altri, come siamo stati nati da Adamo ed Eva?
No, o, no. O quando che Cristo ha detto con la polvere e acqua gli ha fatto l'immagine e somiglianza di Dio? No. No, aspetta, acqua e acqua. E dopo gli ha fatto l'uomo e dopo gli ha messo il soffio di Dio e l'anima fu viva. Siamo venuti in questa maniera o per il mezzo della lana o non so, perché mi accetto tanto la sua... cosa sia, adesso come si dice, adesso che mi sono arrivati da poco. Sì. Ecco. Ti rispondo subito. Sentire i preti, se tutto giusto quello che dice lui. Sentire io, se meglio quello che non fa i preti. Dice... Perché mi va paura che i preti fa tanto per fare soldi e basta. Certo, sono d'accordo anch'io. Perché? E papa. Cosa serve il futuro? E già i figli che muore la fame, e dice che Gesù figlio e tutti i fratelli che muore la fame, e gli altri che da tirare scherzi, quando che va in volta per i paesi a predicare, e quando che gli sta qua a Vicenza, che si tre, quattro, cinque anni, e da porta a casa, quasi un miliardo da Vicenza che va a portare in Vaticano, cosa che gli ha fatto di chi scriva. Li ha utilizzati per le sue allora, cose. Allora, là mi credo che mi dà paura che la Chiesa Cattolica la sveglia prima ladra e la mia signora e noi altri che andiamo da Varga ai Tuareti. Le nostre di Chiesa che se uno di sicuro bisogna che l'ara da mangiare il povero. Certo. Ma mi pensi che mi parti sia lui? Perché il Vangelo dice anche da sostenere la vedova, l'orfano e la vedova. Ma lui vuole il 15.000 franchi o via che per dirgli la messa al morto, perché l'ora dopo il morto non è la mia. Ma gli metti che sei a lui? Sì. Allora, sostienili la vedova e l'orfano e mettere fuori da scorsea? Ben. Ischei. Adesso mi dai un po' di risposta? Sì, ti do subito la risposta. Se una domanda stupida perché non sono No, ti do subito la risposta, non ti preoccupare. Ciao. Grazie, buonasera. Salve. Diamo una risposta a questa radioascoltatrice velocemente prima di chiudere. Non prendo più telefonate finché non chiudo la trasmissione, dopo prenderò in privato. Allora, il discorso è questo, amica mia. Noi siamo venuti fuori dal brodo primordiale. Il nostro avo è uscito strisciando dal brodo primordiale e ci siamo modificati un po' alla volta, adattandoci a tutte le condizioni che abbiamo trovato. E siamo cresciuti generazione dopo generazione, attraverso milioni di anni. Per cui non esiste nessuna creazione divina e non esiste nessun soffio, a meno che non consideriamo il divino come tutto quello che ci circonda. Però non esiste nessun Dio creatore. In secondo luogo, Gesù insegna a rubare l'obolo alla vedova e il Papa pratica questo. Bene, io ho concluso qui. Io ho concluso qui la trasmissione, vi ringrazio di avermi ascoltato fino adesso.